passo dal possibile, a un passo da te. Paura di... Lui è Brick, un bellissimo setter di 7 anni. È stato trovato sulla Nola Villa Literno e insomma è stato portato dalla volontaria Angela al rifugio di Ostella. Lui, la sua caratteristica è appunto di essere molto dolce come tutti i cani da caccia. Diciamo che cosa Brick non ha, semplicemente perché Brick diciamo che è un po' malaticcio. È stato trovato insomma con... decidere, paura di me. Inizialmente si pensava che avesse un tumore ai polmoni, visto e considerata la sua grande tosse. Dopo una serie di accertamenti, lastre e quant'altro, si è appurato che Brick praticamente aveva nei polmoni i coratacchi, che sono stati asportati tramite una broncoscopia. Però comunque Brick è rimasto con una bronchite cronica, quindi soffre molto di tosse, ovviamente è un cane che deve stare liberato al caldo. È malato anche di leishmaniosi, un titolo non troppo alto, ma fino in questo momento, insomma, perché doveva prendere altri medicinali per la bronchite, non è stato potuto curare. Invece adesso possiamo cominciare con la sua cura anche per la leishmaniosi. Quindi Brick ha bisogno proprio di una casa calda e di tanto amore, visto che, insomma, vista la sua dolcezza. Di tutto quello che... Brick, quando è stato trovato, aveva anche un mastinoma dietro l'orecchio, che è stato prontamente asportato con un'operazione. Ok, non so. Quando fu portato al rifugio si evinse un microchip e insomma Angela era contentissima perché pensava di aver trovato un cane perso. Effettivamente per questo microchip, per questo cane, c'era stata una denuncia di smarrimento. Quindi riuscimmo a contattare il proprietario e il proprietario disse, quando seppe che Brick aveva insomma tutta questa serie di malattie o problemucci, disse che lui non aveva i soldi per curarlo, se comunque avessimo voluto lasciarlo da lui ben venga, però insomma non l'avrebbe curato. Ecco perché Brick è rimasto a rifugio e ha avuto insomma tutte le cure necessarie. Eppure sentire nei fiori tra l'asfalto, nei cieli. In provincia di Napoli, per la sua adozione contattare Francesca 338 70 33 007 o info@associazioneleda.com.